calcio da Empoli, ti chiedo scusa, Di Francesco, Empoli 1 per 1-0, 26esimo, di nuovo a te. E qui al 27esimo, 1-0 per il Verona, rete del Verona, Cancellieri, era entrato benissimo con il sinistro, conclusione angolata, va verso la panchina ad abbracciare Igor Tudor, questo ragazzo, Matteo Cancellieri, scuola Roma, classe 2002, messo in campo da Tudor in una situazione di grande emergenza, stava facendo bene lì a destra sulla fascia, adesso è andato a prendere il pallone, poi è rientrato con il sinistro a girare sul palo lontano, questa volta nulla da fare per Vicario e il Verona pareggia, dobbiamo dire meritatamente, Empoli 1, Verona 1 e il 27esimo Ferrara. 42esimo 1-1 tra Empoli e Verona, altre sostituzioni, Henderson per Zurkowski e Cacace per Parisi nella squadra di casa, dall'altra parte da segnalare il debutto in Serie A del centrocampista giovanissimo, classe 2003, Filippo Terracciano, ha preso il posto di Bessa, ancora Cancellieri per il Verona a cercare il suggerimento in profondità per Simeone, troppo lungo, finisce direttamente tra le braccia del portiere dell'Empoli, Vicario. Empoli che è stato pericoloso, ha sfiorato il raddoppio su azione da calcio d'angolo, la sponda di Pinamonti sul primo palo, dall'altra parte arrivava Viti, non è riuscito però a deviare il pallone in rete, pallone che è terminato sul fondo, Tonelli adesso per una rimessa laterale a favore dell'Empoli che tenta di attaccare ancora, duello tra Pinamonti e Gunter, il pallone sempre tra i piedi dei giocatori dell'Empoli, dall'altra parte con la Mantia nel cerchio centrale del campo, l'attaccante con il numero 19, poi l'apertura per Fiamozzi che può correre, resta lì un dribbling, un altro, arriva proprio l'intervento di Terracciano per il Verona in scivolata, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Empoli, 43esimo, Empoli 1, Verona 1, Ferrara. A liberare, ad allontanare il pallone c'è anche l'intervento dell'arbitro, finisce e qui Empoli e Verona hanno pareggiato 1-1, il gol dell'Empoli al 26esimo del primo tempo di Di Francesco, il pareggio nella ripresa al 27esimo di Cancellieri, prima però Simeone aveva sbagliato due volte il rigore, fatto ribattere dall'arbitro, prima parato da Vicario e poi calciato dallo stesso attaccante argentino sul palo. Empoli 1, Verona 1, Filippo Corsini. Allora...